questo. Dove stai andando? Dove stai andando? Ah, volevi rifarlo. Non ti era piaciuto come l'avevi affrontato. Fare il bulletto con la ruota sopra. Tip Sandrino, usa il freno dietro. Tienilo leggermente pinzato. No, volevo andare su con la ruota qua, non Ok ragazzuoli, siamo passati in bicicletta, abbiamo recuperato una Spectral, questa come vi dicevo è la versione montata Fox e Shimano, quindi Flotix al posteriore, 36 da 150 all'anteriore, manubrio non integrato, quindi manubrio in alluminio, un attacco in alluminio che preferisco perché è regolabile, freni XTR e trasmissione XTR, anche questa però ha i cerchi carbon. Piccola modifica che mi hanno fatto, mi hanno montato un DHR2 al posteriore con carcassa DH, quindi un po' più duro e resistente perché alcuni hanno forato e quindi mi hanno fatto questa piccola upgrade. Andiamo a provarla, la bici è già stata usata stamattina da un giornalista e ha consumato una tacca. Abbiamo la batteria da 900 watt-ora, quindi adesso andiamo a vedere quanto poi dura e resiste. Penso che oggi utilizzeremo quasi esclusivamente la modalità trail e turbo e non ci limiteremo con il consumo di batteria. Ale pialo, destra. Adesso facciamo spaghetti, che penso sia il trail perfetto per provare un e-bike in salita. Bello tortuoso da pedalare, super divertente anche con la muscolare, ma con le bike ovviamente ci divertiamo di più. Io sto salendo in trail. In cosa stai salendo, pialo? Bravissimo, così che si fa. Magari avevi il gambone, stavi salendo in eco. Una volta che si può sfruttarla. Turbo forse qua dentro un po' too much, che è un po' troppo esuberante. Allora, devo dire che già dai primi metri hanno fatto un bello travolgimento della geometria. È un pelo più lunga e mi verrebbe da dire quasi che mi sarebbe piaciuto provare una M e non la L. Però c'è da dire che c'è un attacco manubrio da 50 mm su questa, quindi si potrebbero recuperare 2 cm di lunghezza totale già solo con quello. Vedremo dopo in discesa. Anche l'Andreino dice che forse avrebbe preferito la S. Tra l'altro vi segnalo che la S purtroppo non ha la possibilità di montare la batteria da 900, perché essendo molto piccola non c'è spazio. Quindi tra virgolette non spressi in salita per il pialo. Va troppo. Fai scorrere! Quindi dicevo, tra virgolette, purtroppo solo 700, ma 700 penso sia già una capacità più che sufficiente per il 90% dei giri. Com'è pialo? Una bomba, l'altra cosa forse un po' nudina. Anche loro mi hanno detto allo stand che io sono proprio tra la S e la M. Sempre quella menata lì. Un'altra cosa che ho notato subito, molto simile alla Spectral precedente, è che il posteriore, ale. Il posteriore è molto molto basso rispetto all'anteriore, che come impostazione è decisamente più alto. Questo... Dove stai andando? Dove stai andando? volevi rifarlo. Non ti era piaciuto come l'avevi affrontato. Devo fare il bulletto con la ruota sopra. Tip Sandrino, usa il freno dietro. Tienilo leggermente pinzato. No, volevo andare su con la ruota qua, non E quindi il posteriore è abbastanza basso, quindi sarà da vedere su sezioni un po' più tecniche se avremo problemi con i pedali. Sicuramente in discesa avremo più stabilità, però. Quindi ti scivolano le manine, Andrea. E non metti i guanti per forza. Metti i guanti, vedrai che non ti scivolano le mani. Ciao. Per rubare un'acqua? Io un caffettino lo bevo. E si va di crank line, allora. Friday fails, isn't it? No, ok, let's go, pialo. Vai tu? Is that a Supra? No, vai tu, pialo. Ok, io davanti. Tu, ti filmo almeno. Non siamo sicuri che questa sia la crank line, ma andiamo a provarla lo stesso. Si può anche copiare? Ale pialo! Ok, ciao Luigi! Ciao! Com'era? La bomba! Era la solita paurina. Minchia, sei slipperino!
Che bomba anche questo, non l'avevamo mai fatto, è una figata. Comunque è rimasta veramente bella da guidare sta bici. Ah, super easy, step downino, proprio tranquillo. Effettivamente col terreno che sta asciugando dall'altra parte, noi siamo venuti a fare il lato della montagna più umido e bagnato, giusto perché ci piace farci del male. Però figo, domani comincerà a diventare una colla sta roba. That was good. Good. Prima discesina fatta. Allora, qui condizioni come ieri, super slippery, un sacco di contropendenze, quindi scivolava un botto. Però siamo divertiti. Devo dire che le sensazioni sono, secondo me, simili a quelle della vecchia Spectral, ma forse con un pelo più di confidenza sull'anteriore rispetto alla versione precedente. Sembra più portata a essere spinta a velocità più alte. Adesso andiamo a fare Benedetto, che è appunto molto più veloce, guidato, e vediamo se riesco a staccare il piano in discesa. Bella, bella, da guidare, bella. Mamma mia, che spettacolo. Forse sono un po' morbido con l'amo dietro, ma almeno si apre bene bene davanti. Sì, rispetto alla vecchia versione questa è molto più discesistica, l'altra era un po' più giocherellona. Andreino, come mai ti sei staccato? Oh, ti posavo le gambette. Sì. Questa è la parte un po' più che mette paura, perché è tutta strettina e c'è il vallone di lato, quindi c'è sempre un po' di timore, prevere. Ah no, giusto, tutte le volte mi dimentico lì. Ma sei divertente. Poverino il piano che si è staccato dietro. Ora dobbiamo aspettare. Poverino. Guarda, guardalo. Oh, mamma mia Andreino, se ti ho visto male. Dai, dai, falla scorrere. Mamma, quei giollini di sterzo lì del piano. Fare un po' di show. Ah, è lo show. Watching you two chase each other. That was cool. Really good. Some nice passing lines. Yeah. Poverino l'Andreino, che l'abbiamo staccato. Ok, rifacciamo spaghetti con i boys di Canyon che sono aggregati alla nostra avventura. A me sono rimaste due tacche sulla batteria, perché la bici, come detto, era già stata usata, e subito dopo spaghetti ne avevo già persa un'altra. Dopo in caso la cambiamo, perché sono solo le 4 e penso che gireremo all day long senza sosta. E a pedalano sti qua, eh? Ali, ali, ali! Pedali, Richard! Abbiamo ripresi sul tecnico. Come on! E poi dicono che con le bike non si fa fatica. Madonna, sono completamente fuori soglia. Come sei finito? Stavo canticchiando. Quello con la gamba dov'è? Il nostro Andreino si è rilassato. Cosa dici di questa spettralona? Mi piace tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. Anche la taglia va bene alla fine? Ma
Sì, assolutamente sì, forse un po' di linea la curvettina a seguire. Secondo me perché l'hai fatta piano. E invece no, secondo me. Se l'alzi un po' davanti, dai mezza pedalata, si muove bene, non è lunghissima. Sì. Come dice la corsa, già questo. La serie esterta, sì. Corsare un po' sì. Però per tutto il resto. C'è veramente a menta. Io concordo col nostro Pialo perché secondo me adesso che l'abbiamo fatta davvero a fuoco salire e siamo entrati nei tornanti a tutta appoggiandoci bene sulle parabole, è una bomba. Anche la taglia è perfetta. Come dice lui, accorciare l'attacco al posto del 50 un bel 30 per avere anche un po' più di sterzo reattivo, anche se già è reattivo, però quel tanto in più che basta per farti stringere un po' le chiappe. E poi è fantastica. Ecco, la prima cosa che sicuramente vi starete chiedendo è: si sente la batteria da 900? No, non si sente in discesa, e l'anteriore si alza, che è un piacere. Ho ollato le pozzanghere senza problemi, insomma la bici è mega bilanciata. Facciamo messo il piede, per carità. Bella la fria, non me la ricordavo. Due, mi ha spostato un sasso della vita in avanti. Stavo per tirare una bella facciata di quelle giuste. Cosa è successo, Andrea? Cosa è successo? Biomeccanica by Andrea Pialorsi. E più unita biomeccanica. L'avevi tirate tanto, mi hanno detto. Oh, ma che godimento su sta roba. Fantastico. Che bombissima. Domani sarà una vera e propria colla sto terreno. Che lui guida con una leggerezza che è disarmante. Prende le pietre a fuoco, eppure la bici non fa il minimo cenno a scomporsi. Wow. Super, super good. Anche qui viene il vomito a forza di fare le curve. Infinito, infinito anche questo. Wow. Good one. Male alle mani. Co-pilot. Yeah. T-Rex. Ho messo giusto 10 PSI in più della forca. Io ragazzi la uso che è un paletto, 140 PSI davanti. Avevo già provato a chiudere un po' le basse, ma adesso le riapro di 4 click. Per il resto secondo me è una bomba. Hanno migliorato tutte quelle cosine che rendevano non tantissimo discesistica la Spectral, e adesso è veramente un carro armato mega veloce. Anche tu sei un po' sgonfio, eh? Un patino al fine. Sì, 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 sì. Si guida un botto sul posteriore e il davanti è pa, pa, pa. È proprio una lama, bellissima, bellissima. Il carro secondo me si sente tantissimo che è migliorato, che non è più in alluminio perché adesso è rigidissimo. Anche secondo me bisogna mettere una bella gomma posteriore tipo quella che mi hanno montato con il DH casing, perché altrimenti secondo me rischiamo di tirare delle stecche assurde ai cerchi, e questo è quello che non voglio che succeda. E adesso, visto che sono praticamente a fine batteria, perché vi ho detto prima è già stata usata, facciamo la prova, cambiamo la batteria, mettiamo una carica, ma la mettiamo a 700, così vediamo con 8 etti in meno sulla bici, soprattutto sul davanti, perché la batteria da 700 è più corta in questa zona qui. Posto ancora di più il peso indietro, quindi alleggerisce ancora di più l'anteriore per vedere com'è e se si sente la differenza, appunto. Comunque ripeto, se dovessi comprare la Spectra, la prima cosa che cambierei l'attacco manubrio con uno da 30 più corto, perché quello da 50 secondo me, io che sono 1,83, sono un po' lì a cavallo delle taglie, la vorrei un po' più corta. Stai bene questi tuoi XC comunque, eh? Ma il quadricipite Andrea l'hai lasciato dove? Non c'è più. L'hai lasciato a casa? In Francia l'hai lasciato? La vecchiaia, ah! Ma non anche sull'attico, non viene. Vuoi fare la cross countryista? Buona, via, yeah. I peli. Gli diamo come i massaggiatori indiani, gli tolgono i peli alle orecchie con la candela. E su di nuovo spaghetti, e poi vediamo che fare in cima. Alle con le menate, French line per il nostro ragazzo. Ok, ho gonfiato la forca e si sente adesso la bici molto più alta sul davanti, e qui soffro un pelo di più.
doveri? Una per uno che picchiando, no? Sì. Io sono salito perché devo provare la bici, capire il bilanciamento. Ah, qua si lavora, mica si fanno le garette degli amatori. È stato quello davanti in garellarsi. Immaginavo, e tu? È competitivo. E tu dietro? No, ma la certa, quello con la camicia è caduto. Ah, sì? Ci ha fatto da tappo, l'altro l'ha infilato subito con la pinna. Ma anche tra di loro ci sarà. Tra di loro le garette. Ci saranno le garette, certo. Anche tra di loro, perché tra gli altri ci sono le garette. Mamma mia! Non ho garette aziendali. Ah no? Io solo rispetto per il mio capo. Ma smettila, va! Paraculo che non sei altro. E ripartiamo dal nostro piccolo terrazzo su Massa. Guardate anche qui, che goldi. Non ho filmato niente con la GoPro, stavo facendo le storielle. Penso che oggi era tutto sotto embargo e non ho potuto pubblicare praticamente nulla. E quindi, ok, let's go. Alle col pialo. Ma comincia a esserci veramente buio. Ah, abbiamo saltato la hard line ed è buio. Forse era da fare ora. Rock and roll. Hai paura del buio? Ho paura del buio. Vale con quelle gambette lì. Ah sì? Mal di gambette per il nostro pialo? Questo riding aggressivo ti fa male? Tutte le volte che lo facciamo è più divertente e fai. Sì. No, no. Andare, vai. Va benissimo così. Io adesso più di così sento. No, no. Male le manine. No, un po' le gambe. Ah, non hai fatto abbastanza squat, Andrea, in palestra. Strada ancora lunga. Velocità medie imbarazzanti. Si va forte su sto trail. Sì. Meglio non sbagliare, direi. Stai largo in quelle robe lì, perché sei stato stretto, vecchio. Ho fatto lo stesso sbaglio prima. Devi farla scorrere larga lì. Tagli troppo le curve. Comunque adesso che ho pompato la forca, tanta roba sull'anteriore. È diventata super precisa, non affonda troppo e non smusa. Che vuoi da me? Amo, su Giulio, mi hanno menato. C'è una pressione devastante sta canna dell'acqua. Piano. Bomba, ragazzi, siamo tornati al box. Abbiamo dato una lavata alla bici, ovviamente, perché l'abbiamo usata, è giusto lavarla, non farla sempre lavare a loro. Considerazioni finali, tanta roba. Quelle cose che non mi piacevano, che poi erano dettagli della vecchia versione, sono state migliorate un botto. Questa bici è davvero un treno in discesa, super divertente. E ovviamente la cosa che più sconvolge è il fatto di trovare una bici così divertente e leggera sull'anteriore, con una batteria così grossa come capacità. Devo dirvi la verità, non ho sentito grosse differenze tra la 700 e la 900, quindi vi direi, dovete fare l'acquisto, andate sulla 900, perché secondo me ne vale tutta la pena del mondo e avete davvero range illimitato per quanto mi riguarda. Montaggio top, sceglierei tutta la vita questo rispetto a quello montato RockShox RAM, quindi nient'altro da dire, mi è piaciuto veramente tantissimo. L'unica cosa che ho notato è che, ovviamente, avendo poi gonfiato ancora un po' di più la forca per avere un po' più di sostegno in discesa sul davanti, è leggermente peggiorata per quanto riguarda la sezione dello spaghetti, con l'anteriore che tendeva un po' a fare il ballerino, quindi bisogna guidare ancora di più sul davanti e spingerla un po' di più, ma ripeto, super divertente e bellissima. La chiederemo e ne ruberemo un paio a Marianna per farci sicuramente una enduro e girare sui nostri trail, perché sono curiosissimo di fare un range test e capire quanta strada si riesce a fare, quanto dislivello. Sei divertito, pialo? No, non è che... Come al solito. Penso sia la bici elettrica più bella che ho provato. Ah sì? Ila. Mi sbilancio. Parole grosse, pialo, queste. Detto questo, ragazzuoli, spregatevi su tutti i video del Winter Bike Connection più a Massa Marittima. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, ve lo consiglio. E se è la prima volta che arrivate qui e non avete mai visto il canale, iscrivetevi, cliccate il bottone qui sotto, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate e se siete anche voi gasati da questa nuova Spectralon. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!